Buonasera, giornata di lutto cittadino domani a Palermo. L'ha deciso stasera il Consiglio Comunale convocato d'urgenza in seguito all'incidente sul lavoro allo stadio della Favorita. I funerali delle quattro vittime del crollo di stamane si svolgeranno domani mattina. Venerdì inoltre si fermeranno per due ore i lavori nei 12 stadi scelti per i mondiali di calcio. La protesta è stata indetta da CGL, CISL e UIL. Serato la Serena, abbiamo sentito un boato così, siamo corsi e abbiamo visto tutto. Gli operai la raccontano così, una tragedia improvvisa e apparentemente incomprensibile che ha tinto di sangue la corsa di Palermo verso i mondiali di calcio. È successo alle 10 di mattina all'incrocio tra la curva sud e la tribuna centrale, senza uno scricchiolio, senza un preavviso. Uno dei 21 tralicci che sostengono la copertura della Favorita è venuto giù di schianto. Le 4 tonnellate d'acciaio sono precipitate al suolo insieme ai due operai che stavano finendo di montarle. Sotto sono rimasti altri 3 lavoratori, stavano rifinendo le gradinate, non hanno avuto neppure il tempo di alzare gli occhi al cielo. L'inchiesta sul disastro nel cantiere gestito da 2 subappaltatori della Ponteggi Dalmine è partita immediatamente. Se ne occupa il giudice Ayala e ci sono già una serie di ipotesi di lavoro. L'ultima attribuisce la responsabilità ad una manovra scorretta del gruista che stava sollevando un altro pilone. La grande struttura sospesa avrebbe urtato il traliccio già ancorato al suolo, provocandone il crollo. Per verificare questa ricostruzione sono stati già disposti perizie e sopralluoghi e lo stadio è stato posto sotto sequestro. Una eventuale conferma disinnescherà la mina dei sospetti e delle accuse che rischia di tingere di scandalo i mondiali di calcio. Sospetti e accuse espressi a piena voce dai sindacati confederali. Troppa fretta, troppa voglia di fare l'impossibile in tempi improponibili in quei cantieri. Troppa irresponsabilità, dicono ancora metalmeccanici ed edili, nella catena di appalti e subappalti, dove si lavora guardando prima ai tempi di consegna e poi alla sicurezza.